Questo documentario, intitolato Gli orrori del nazismo, vedere per non dimenticare, è stato realizzato dall'associazione socioculturale Like Monteiasi. La finalità è didattico-educativa, far conoscere certi orrori proprio perché non abbiano più a ripetersi, motivo per cui il video sarà diffuso nelle scuole, pubblicato sul web e mandato in onda sulle emittenti televisive Delta TV, canale 78 del digitale terrestre, visibile in Puglia ed in Basilicata, e su Viva l'Italia Channel, canale Sky 879. Siamo a Cracovia e vogliamo così dare testimonianza degli orrori del nazismo attraverso appunto la visione concreta di quelli che furono i luoghi, i fatti di quegli orrori. Infatti visiteremo i campi di concentramento di Birkenau, di Auschwitz. Eccoci ora di fronte al Museo Ebraico della Galizia, ecco qui proprio a Cracovia. Cerchiamo cioè di farvi vedere proprio concretamente a che punto la follia umana arrivò. È importante diffondere questi messaggi, soprattutto nelle scuole, soprattutto nei confronti delle nuove generazioni, perché in Europa e nel mondo fenomeni razzisti davvero folli si stanno pericolosamente ripresentando. E allora, vivendo il passato, possiamo certamente evitare quegli orrori nel presente e nel futuro. Ma partiamo con il Museo appunto Ebraico della Galizia. E siamo ora all'interno del Museo Ebraico della Galizia, una raccolta davvero ampia, ricca di foto. In buona sostanza ci fanno vedere i luoghi di allora come sono oggi. Molti di questi luoghi, molte di queste situazioni non ci sono più, ma come dire, è una raccolta contemporanea di foto che fotografano la situazione attuale di quei luoghi che all'epoca furono tristemente e gravemente protagonisti. Proprio per lasciare, come dire, traccia di un passato orrendo, folle, oggi, vedendo quello che è rimasto attraverso decenni e decenni, possiamo meglio comprendere quegli errori, comprendere per non dimenticare. Dunque, il Museo Ebraico della Galizia segue un metodo diverso. Non presenta oggetti del passato, ma appunto foto contemporanee di luoghi ed oggetti che facevano parte della cultura e del patrimonio tradizionale ebraico. Il museo si snoda intorno alla mostra Tracce della memoria, uno sguardo contemporaneo al passato ebraico in Polonia, ossia quanto resta oggi di ciò che era la prospera comunità ebraica. Thank you.
Ideatore della mostra Chris Schwartz, insieme al professor Jonathan Weber. Alla collezione permanente si è aggiunta una nuova raccolta, una memoria non finita, patrimonio ebraico e Shoah nella Galizia orientale. Utilizza foto e testi di Jason Francisco. Ricordiamo infine che il Museo Ebraico della Galizia ospita mostre temporanee di alto livello, rientranti ovviamente negli obiettivi istituzionali. Grande rilievo hanno avuto una serie di testimonianze in video di sopravvissuti alla Shoah e la mostra Eroi polacchi, quelli che salvarono gli ebrei. Ed ora un'appendice. Abbiamo lasciato il museo ebraico e ci siamo spostati presso la cosiddetta fabbrica di Schindler. È un museo interattivo realizzato all'interno della vecchia fabbrica di stoviglie smaltate di Schindler, l'industriale che, pur mostrando simpatie per il nazismo, salvò la vita ad oltre 1000 dei suoi operai ebrei. Ricordiamo il famoso film del 1993, Schindler's List, che riproduce tale vicenda. Questa mostra permanente, che si avvale di vari strumenti audiovisivi, evidenzia tutti gli aspetti dell'occupazione nazista durante la Seconda Guerra Mondiale. L'esposizione si struttura attraverso varie sale, ognuna incentrata su un tema specifico: la Cracovia d'anteguerra, la vita quotidiana e dunque anche i costumi dell'epoca, l'esperienza degli abitanti ebrei, il movimento di resistenza e la liberazione della città ad opera delle truppe sovietiche. Ci siamo spostati qui ad Auschwitz. Vedete alle mie spalle il complesso. Stiamo per entrare. Davvero un qualcosa di raccapricciante. Tutti conoscete la storia, conoscete gli orrori del nazismo, ma viverli è qualcosa di scioccante.
non sarà facile, non sarà facile. Vedete, da varie parti del mondo turisti si avvicinano per sperimentare, per conoscere a che punto la barbarie e la follia umana è arrivata. Un lungo cammino, circa 3 ore, nei campi appunto di concentramento di Auschwitz 1 e di Auschwitz 2. Questa è stata la storia del nazismo. Inizia il nostro viaggio ad Auschwitz, un viaggio certamente toccante. Vedete qui alle mie spalle la terribile scritta e l'entrata. L'inizio della storia del nazismo, l'inizio della disperazione di tante anime brutalmente e barbaramente uccise. È un momento su cui riflettere. Ognuno di noi dovrebbe venire qui per capire, soprattutto alla luce di quello che oggi sta succedendo in Europa. Nel varcare questo cancello certamente capiremo di più, e alla fine spero che il nostro animo sia arricchito e davvero sia gonfio di orrore e di sdegno e di rabbia verso quanto accaduto. Ecco il tristemente noto cancello coronato dalla scritta Arbeit macht frei, il lavoro rende liberi. Ci si avvia poi al luogo della dunata dei prigionieri, ove ogni mattina avveniva l'appello. È davvero il percorso dell'orrore che seguiremo a tappe, sinteticamente. Notiamo numerose baracche e si procede di baracca in baracca. Il fulcro della mostra del campo di Auschwitz si trova nelle baracche dei prigionieri. Ogni edificio denominato blocco è contrassegnato con un numero e riguarda un tema specifico: la fondazione del campo, la confisca dei beni personali, la vita quotidiana ed il movimento di resistenza. Ecco le numerose foto di ebrei, testimonianza di un genocidio inimmaginabile. Vedremo ora le camere in cui dormivano, con i letti a castello. E quello che dovrebbe essere un bagno, in realtà un misero lavabo. Segue il muro delle esecuzioni. Migliaia di deportati vennero messi in fila e fucilati da un plotone di esecuzione proprio davanti al cosiddetto muro della morte. Lungo i viali e le baracche, migliaia di metri di filo spinato. Davvero sconvolgenti le forche, eccole. E siamo ora alle immagini più atroci. Le camere a gas, i forni crematori,
un'urna contenente le ceneri. Nel museo di Auschwitz è raccolta una vastità di foto attestanti le deportazioni e l'arrivo nei vagoni. Altri plastici menzionano i numeri, i dati degli orrori, cifre che parlano da sole. Guardate poi i barattoli contenenti il gas letale, Ciclone B. Ancora gli elenchi, le schedature dei deportati. Sconvolgenti questi resti di scarpe e vestiti di bambini. Ci sono anche utensili come posate, forbici, bottiglie. Migliaia e migliaia di scarpe, impressionante. Ausili per i disabili. Migliaia di tazze. Occhiali, pennelli e spazzole, addirittura un tappeto il cui tessuto fu realizzato proprio con i capelli dei deportati e ancora una quantità mostruosa di capelli che, come detto, venivano utilizzati per l'industria tessile. E concludiamo con le immagini delle celle. Dimensioni quasi 2 metri per 2. Da Auschwitz ci siamo spostati a Birkenau, un 15 minuti circa di bus, di pullman, e siamo nel secondo campo di concentramento. Mentre Auschwitz, in Auschwitz prevale, c'è molto dell'aspetto museale, qui abbiamo proprio i resti di quelli che erano i campi di concentramento, delle camere a gas, insomma dei forni crematori, quindi qualcosa veramente di toccante, di ancor più concreto di quanto abbiamo visto prima. Restano molte macerie, ma l'immensità del campo di concentramento è purtroppo direttamente proporzionale alla follia umana che ha contraddistinto quell'epoca nera. Davvero fa paura questa estensione e pensare qui che migliaia e migliaia di innocenti per una pura follia hanno perso la vita. Il campo di concentramento di Birkenau è davvero immenso. Lasciata alle nostre spalle l'entrata, ci avviamo verso il vagone più in fondo. Dinanzi a noi le rotaie. Nei vagoni erano assiepati numerosissimi deportati. Al centro del campo avveniva la selezione. Appena il 30% di essi era valutato idoneo ai lavori forzati. La restante parte finiva nelle camere a gas. Nei pressi ci sono le rovine di queste ultime e dei forni crematori. Ecco ora un'area con opere realizzate in memoria delle vittime. Qui hanno luogo numerose e frequenti cerimonie di commemorazione. Vedete ora i resti delle baracche. La maggior parte è stata distrutta durante gli ultimi mesi della guerra.
Sono rimaste integre solo qualche baracca in legno e qualche altra in muratura. Entriamo in quella che è definita la baracca dei bambini. Qui erano tenuti alcuni piccoli considerati particolari, ad esempio i gemelli, e perciò oggetto di esperimenti scientifici deleteri. Non c'era pietà neppure nei confronti di queste creature. E lo sguardo si perde in chilometri di distese che nascondono le atrocità del nazismo. Il paesaggio è pressoché uniforme. Aperta campagna con pochi resti visibili di quegli orrori. È il momento del commiato, siamo usciti dal campo di concentramento di Birkenau, vi abbiamo mostrato in questo speciale varie immagini dal Museo Ebraico di Cracovia ad Auschwitz 1, ad Auschwitz 2, ovvero Birkenau. Vi abbiamo mostrato delle immagini crude, cruente, terribili, che sicuramente urtano e fanno soffrire la sensibilità di chi le guarda. Ma abbiamo fatto questo proprio per far sì che qualche stupido, qualche idiota che inneggia al nazismo o ha strane idee, ecco, questa gente vedendo queste immagini forse dovrebbe essere un po' illuminata, perché parliamo di genocidio, parliamo di crimini contro l'umanità, parliamo di pura follia. Ci scusiamo se alcune delle immagini non sono perfettamente nitide, ma vi posso assicurare che c'erano anche dei punti poco illuminati nei quali peraltro non si poteva neanche filmare. Abbiamo cercato un po' di forzare le cose, ma lo abbiamo fatto per dare una visione completa. Il video verrà anche distribuito nelle scuole proprio per far sì che possa essere davvero un monito e possa avere davvero una funzione educativa e didattica. Da Auschwitz, Birkenau è tutto.